Bene, procediamo qua. Chi è che si ricorda il kit da 60 euro la coppia di casse? Chi è che se lo ricorda? Perché ci sono delle persone che sono un po' sbadate, un po' smemorate, perché quando la roba la regali quasi quasi ti snobbano, dopo vanno a spendere dalle 800 ai 1000 euro per avere la stessa roba sotto forma di cassa finita, perché c'è un marchietto davanti, allora quelle sì che vanno bene, quelle sì che suonano bene, dopo ci hanno gli altoparlanti più di merda di quelli che ci ho messo dentro io nel kit dei 60 euro. Adesso ve lo posso dire, gli altoparlanti che vi ho messo dentro nel kit, marcati diversamente, che non sono marcati ovviamente, vi prendete casse, una coppia di casse fatte e finite in negozio da 1200 euro. Chi l'ha capita, l'ha capita. Chi non l'ha capita, ciao, statemi bene, dove stanno i problemi? Allora, il kit come si va avanti? Si va avanti col taglio dei pannelli. Qui dietro ho fatto una piastra da 10x10. Ho fatto una fresatina con quelle frese là, eccole là. Io compro questi kit qua, li ho pagati 14 euro e arriva fino a 130 mm. Io mi sono fatto le fresatine sul pannello posteriore e anche il pannello anteriore per metterci i due medi, i due tweeter, scusate, quelli là, e questi due woofer qua, che so che le mani sono due e sono impegnate, quindi non è che posso spostare le carte. Dentro ci ho messo i tubi reflex, che sono appena messi perché io i video li faccio direttamente, non vi faccio vedere le cose finite quando sono più bravo degli altri. Io le cose ve le faccio vedere finché le sto facendo. Ecco. Allora, questo qui è il pannello posteriore e questo qui è il pannello anteriore, che non posso girarlo in contrario perché sennò mi va a putane tutto il lavoro che ho fatto del condotto reflex e l'incollaggio, insomma. Ora davanti è pulito perché c'è solo il buco e basta. Di dietro è ugualmente pulito, solo che ci ho messo oltre aver messo la colla sul bordo interno, ci ho messo un filino di colla tutto attorno anche dietro, in modo da che un domani dopo, fra un'ora o due, quando si secca, insomma, di avere una tenuta ottimale e non ci siano vibrazioni come le scoreggine, eccetera, eccetera. Bene, la cassa, eccola qua. Ho fatto tutto internamente dappertutto. Sia sotto, sia sopra, sia davanti, sia dietro. Allora, questa qui è la parte posteriore dove ci andrà il pannello messo in questa maniera, eccolo qua, che andrà a filo, insomma, ecco. Mentre la parte anteriore, con le due mani più di questo non posso fare, ecco, mentre la parte anteriore io la tengo, ah, la formichina anche, poverina. Dopo la tiriamo via. Io la tengo sempre dentro la parte anteriore di 1 cm, perché dopo uno può metterci la tela, se si ribalta in avanti gli altoparlanti sono protetti. Dopo ci sono i profeti, i super maghi che dicono che il baffle deve essere anteriore, deve essere fresato, ma andate a fanculo, va. Se voi andate a vedere le casse più belle della storia, AR, Acoustic Reserve, JBL, Electro Voice, Martin, andate a vedere le Ditton, le Celestion, hanno tutte il pannello anteriore incassato. Tutte, è la moda degli ultimi anni dei guru per incularvi 200-300 euro per il progetto,
che vi fanno tutte queste maialate di dire che deve essere tutto a filo, tutto arrotondato, tutto fresato. Ma insomma, va, nascondetevi, va. Nascondetevi, è rivolto a loro, ma se voi ci credete, a quelli là, nascondetevi pure voi, va, che evidentemente a livello di comprendonio siete messi male, eh? Scusate se ve lo dico. Questi qua fanno parte della coppia di woofer che ho dato nei kit, che anche questi qui, se voi guardate, da una parte sono vicini e dall'altra il bordo è allontanato. Guardiamo anche l'altro e vediamo che qui il bordo è vicino alla gomma e di là è distanziato di 3 mm. Ma che cazzo me ne frega a me del bordo? Ma che cosa me ne può fregare a me? Chi ha apprezzato il discorso del kit da 60 euro si è portato a casa una piccola fortuna, tutto compreso. Chi non ha apprezzato il kit da 60 euro si mangerà le unghie, perché adesso per avere due cassettine così, se voi andate in qualsiasi bottega, in qualsiasi negozio, meno di 1200, 1300 euro non ve le portate a casa. Ve lo dico adesso che sono passati circa un mese e mezzo dalla storia dei kit da 60 euro, perché se ve lo dicevo prima sembrava che io fossi un venditore che volesse inchiappettarvi 50, 60, 70 euro. Adesso ve lo posso dire tranquillamente. Chi ha potuto usufruire, perché anch'io non è che ne avessi un miliardo, io solo ho svuotato il magazzino, non è che io sia un fornitore che reintegro il prodotto e poi lo rivendo, no, io ho svuotato semplicemente il magazzino e quindi ho fatto dei prezzi un po' alla vaffanculo, un po' a caso, tanto per accontentare un po' di gente che desiderava autocostruirsi un diffusore senza spendere niente, perché praticamente io, tranne che aver lavorato stamattina, tagliato un po' di assicelle e questa roba qua, con due o tre pezzi di compensato che avevo in casa, più di non ho speso niente a farmi i mobili. Gli altoparlanti 60 euro, una manodopera la vostra, visto che c'è dentro tutto, dalla A alla Z. Dove stanno i problemi? Vi mettete lì il sabato pomeriggio e una domenica che non avete niente da fare, segate quattro assi. A proposito, come al solito, le mie casse non hanno una vitene esterna, non c'è una vitina da nessuna parte, né? Che sia chiaro. Ecco, le ho tutte fatte con la cucitrice pneumatica, che sarebbe questa signora qua, dall'interno, compressorino, cucitrice automatica e due o tre attrezzature, basta. Tutto quello che ho usato io, una troncatrice, un compressorino, una graffettatrice, una seghettina circolare a mano e un banco sega normale, di quelli da 89 euro, basta, chiuso. Un trapanino a 35 euro che ho comprato alla Lidl, colla, io uso la Patex, dopo questi qua sono bombolette speciali che mi arrivano dall'Olanda e le ho pagate 2,50 euro l'una contro i 6 euro che costano qua, un seghetto alternativo e il kit, basta, chiuso. Pinza, due cacciaviti, una forbice, una lima, un metro, eccolo qui. Quanto è alta la cassa? Allora, il progetto dice 40 e noi abbiamo fatto 40. Il progetto dice 23 di profondità e noi l'abbiamo fatta 23 di profondità. Il progetto dice 22 anteriori e noi abbiamo fatto 22 anteriori. Dunque, di conseguenza,
Non è che la mia cassa suoni meglio di quella che avete voi, è la stessa identica cassa, cioè nel senso che non... Dove stanno i problemi? Cioè, è esattamente quello che avete voi nel progetto, nel senso che niente di più e niente di meno, basta, chiuso. Nel preventivo, cioè nel preventivo, nel progetto, basta. Pannello posteriore di chiusura. Eccolo qua. Pannello anteriore che adesso devo finirlo, perché è inutile che lo monti, devo finirlo fuori. Anche l'altro, ovviamente, che è là. Devo finirlo fuori con tutti i suoi altoparlanti e tutto quanto. Qui ho già predisposto i fori con la punta da 2 mm in modo da poter agevolmente avvitare le viti. Idem con patate ho fatto sotto per il woofer, basta. Cioè, tante volte le difficoltà della gente io non le capisco. Tante volte la gente è presa da fobie che non esistono, da problematiche inesistenti, ve le create voi le problematiche. I dati ve li ho dati tutti, il kit ve l'ho dato, a voi basta solo segare 4 assi di legno, basta, chiuso, non dovete fare altro, eh. Dopo ovviamente che le assi di legno siete bravi a segarle o meno, questo qui dipende da voi, non è che dipenda da me, insomma io non è che telepaticamente posso insegnarvi a come si fanno a segare le assi, ecco. Poi per quanto riguarda i fori, eccoli qua, col trapanino a batteria, basta. Ciao ragazzi, alla prossima!